Signori, se mi sentite con la voce strana, perché nell'ultima, a fine dello scorso episodio abbiamo avuto una rivelazione scioccante, per me traumatizzante, mi ha svegliato bruttissimi ricordi. Allora, abbiamo fatto una visita didattica a Palazzo Cina. Detto in parole proprie, siamo saliti prima di tutto con l'ascensore. Poi siamo saliti con l'ascensore. Poi siamo saliti fino al 59° piano e dal 60° al 63° piano c'era il museo praticamente della Shin. Abbiamo fatto la visita al 60° o 61° piano. Ci avevo fatto l'ultima volta con un filmato bellissimo, proprio la schermata, presentazione bellissima tipo il teatro virtuale per appunto della guida tipo didattica. Che però poi dopo ci sono state le interferenze, indovinate, inviate da chi? E quel chi sembra essere nel Palazzo Scilia. Sì. Nello scorso episodio veramente mi sono sentita male. A solo pensare a quello che sta per succedere. Veramente. Veramente. Mi sono sentita male a solo pensare a quello che accadrà nei prossimi episodi. Sì, vi dico solo questo. Allora, usciamo qui dal teatro, aggiorniamo per l'ennesima volta la tessera che qui nella guida didattica ogni volta si aggiorna. No, siamo dei luminari, l'ultima volta avevamo degli esperti, stavolta siamo dei luminari. A questo momento potrete far conoscere i vostri amici al mondo del grandioso circolazione. Allora, solita roba, il centro nevralgico del conoscente selezionato della scena. Ah, ok, andiamo al centro nevralgico stavolta. Accomodatevi al 62° piano dove la vi... Ma che? Ciao! Salve! Ben trovati! Sei poi dei membri dell'Avalanche, immagino. Sì, e tu chi sei? Mi chiamo Art. Cuore? Senza la E? Sono qui a cogliervi su incarico del Sindaco Domino. Il Sindaco Domino? Cioè, burattino della Scina? Ma che cazzo succede? Esatto. Il primo cittadino di Midgar, la capitale della Mako. Sì, il signor Domino in persona. Abbiamo rilevato anomalie nei sistemi del teatro virtuale. Non siamo stati noi! E Sivgorko temeva che foste in pericolo. Cos'è sta ospitalità? E cosa vuoi da noi? Questo dovete chiederlo a lui. Ok? Raga, non... Quindi lo seguiamo? Sarà una trappola sicuro. Allora, aspetta, il sindaco Domino non è il presidente Shin. È un altro, ovviamente. Sei stato il piano anch'io. Salve, non mi aspettavo questa ospitalità, signori. Io sono sempre pronta ad ammazzarvi di botte, eh? Se vi fate più scherzi, io sono sempre pronta. Meno Claudio, spero che sia sempre pronta. C'è anche un robottino, sembra quello... I robottini, che carini! Sì, Margaretta, aspetta, ci arriviamo. C'era il museo prima, ovviamente c'è anche la biblioteca. Con calma. Quanti libri. Sicuramente c'è roba interessante da leggere. È da tempo che da un po' di mesi che non leggo. Perché sono in ansia per tutta questa situazione che stiamo vivendo. Del lockdown, della pandemia, della didattica a distanza. Ovviamente sto parlando, ovviamente queste robe le capisce chi sta guardando il video nei giorni che è uscito, perché se sicuramente se stai guardando questo video 5 anni dopo la sua data d'uscita, forse non puoi capire, ma dubito di cosa io, che tu non sappia di cosa io stia parlando. Ok. Se è una trappola. No, esatto. Se è una trappola, sappi. Mo' ho avvisato o mezzo salvato. Quindi se è una trappola, sappi che ti meneremo. Aiuto inaspettato. Aspetta, cosa prendo? Dormi, vediamo. Buonasera. Sono troppo abituata a dire buongiorno. In realtà è qui è notte folle. Sto Dom.
Ma che cavolo? Eccomi, finalmente! Ciao! Sono Domino, il sindaco della grande metropoli della Marco. Ah, è il tizio che abbiamo visto nel filmato quando sono entrati. Ma qui tu sei buono? Tu sei buono? Guarda che non mi fido ancora, eh. Ah, è lui! Che ci ha tolto le cose di sicurezza e che ci ha tolto dalle telecamere. Ah, grazie. Dai, ci sono arrivata io, ragazzi. Ripresi dalle telecamere e visti da un'impiegata. Hai sentito l'allarme? No! Benvenuti! Davvero? Sorprendevo così tanto? Sì che mi sorprendo! Sapeva un corno! Tucked away in a secret broom closet in the damned archives. The nerve. Those stupid shit. Mi ricordo un trattamento del genere. L'avete detto, vi sembra una reazione normale? Sì. Ah, fantastico, raga. Ci siete entrati nel laboratorio di Ojo. Nel laboratorio? You mean you're not here to give President Shinra his comeuppance? No. Mi sa che hai sentito l'altra Avalanche. Se possiamo, però facciamo anche entrambe le cose, se uscite. Quello non è che... Ma se risultate mettere i bastoni tra le ruote alla Cina, l'obiettivo mi interessa poco. Grande, fantastico. Mi fa raggiungere il 64° piano. Soltanto? Bello, aiuto! Ma guarda che poi il 65° sta all'ultimo piano dopo, eh. Beh, guarda, è già abbastanza. Sì, da un corno! I'm a glorified librarian, nothing more. They don't even invite me to their meetings. Sorting records. Ma no, che brutta, dai! My hands and fingers have more. Se non ha assolutamente potere il sindaco, raga. My pain, my daily torment. They made me a pathetic shell of a man. Ti capisco. Lo comprendo, lo compatisco. Like us, but we'll make it right. So just calm down. Deep breaths, man. Deep breaths. Tranquillo che conoscendo Barrett saremo sia Aeth e faremo fuori anche il presidente, non appena avremo la possibilità. Magari ci ho già pensato qualcun altro. Respiri profondi, devo farti io. Nello scorso episodio mi è partito un attacco di panico. Beh, voi non vi potete vedere, ma veramente mi è venuto da piangere dal terrore. Avete pensato i bambini quando guardano un horror e si mettono a piangere perché gli fa paura? Ecco, uguale. Mi fa ridere perché io non ho 18 anni, però cercate il mio collaboratore. Ma, sensibilità varia da persona a persona, ragazzi. Sì. La parola d'ordine è Midgard Fair is nothing less. Everyone says he's cooler than the rest. Ha fatto pure la rima in inglese, non ho sentito bene, ma la parola d'ordine ha fatto poi pure la rima. Basta che hai detto la parola sindaco. Se rispondete è il massimo, è il vostro uomo. Se risponde è il massimo, è il vostro uomo. Okay. Chiaro? Chiarissimo. Diciamo sindaco e siamo a posto. Basta che dicete sindaco. Sì, dobbiamo dire il sindaco. Ragazzi, ricordatevelo, dubito che ve lo dimentichiate, perché da come l'ha detto, proprio fiero, come facciamo a dimenticarci? Ok, sindaco, the mayor is the best. E tutto il resto non me lo ricordo. The mayor è piccola lezioncina di inglese. Mayor si pronuncia mayor per sindaco, ma si scrive maior con la Y, quindi come maggiore. Adesso spero di aver fatto una gaffe, però appunto cambia la pronuncia. Quindi quando sentite mayor e poi però non sapete come scrivere, dovete scriverlo maior. Non scrivete mayor così come lo dicete. Il momento lezioncina di inglese è finita. Anche l'automa dice sì, da quel massimo. Allora, quindi signori... Ok, quindi come so, qui a volte la mappa si spegne a caso da solo. Perché lo vuole lei, dice... adesso mi spengo un attimo. Adesso dove devo andare? Devo scendere, immagino.
Scusate. Ecco. Sai qualcosa di questo collaboratore? Sì, lo conosco bene. Ma dovete capire che si tratta di informazioni riservate. Certo, con l'incoraggiamento adeguato potrei convincermi a rivelarle. Vuoi dei soldi? Vedete, dato ciò che non si dovrebbe implicare rischi notevoli. Un compenso di 10.000 gil mi sembra ragionevole. 10.000 gil. Ma sei fuori? Ma ce li ho giusti, fantastico, vai. Vai, corruzione. Sono i dipendenti di alto livello, posso accedere al 64° piano. Cercate qualcuno dall'aspetto molto curato. Il collaboratore si reca spesso al 63° piano per liberarsi dallo stress. Le informazioni non vi soddisfano? Allora vogliate accettare questo. Un battito esplosivo. Il segno di apprezzamento per la vostra generosità. Ok. Grazie. Quindi sappiamo che il collaboratore sta al 63° piano e qui ci sono le scale. Scale. Io comunque non mi sono ancora ripresa da quello che ci sono scorso episodio. Non mi sono ripresa. Che playing blind di sto cazzo. Che playing blind, ragazzi. Questo è il rischio. Abbasso il sindaco. Deve salire di qua, giusto? Sì, perché il punto esclamativo è indicato sopra, quindi. Andiamo al piano 63. Abbato Roger. Forza, raccontami della terra promessa. Roger. Elf. Di cosa vuoi che sappia? Vedi, se non parli, i pezzi grossi continueranno ad attassarmi. Dammi qualcosa per farli stare buoni, così potrò proseguire le mie preziose ricerche. E cosa vuoi che ti risponda? Si vedrà qualcosa? Insieme a te, Elf. Dovrai chiusi in una gabbia come un uccellino. Meno male che dovrà collaborare. Somigli sempre di più a tua madre. Che tragedia perdere così l'ultima degli antichi. Cosa vuoi che sappia Aerith della Terra Promessa? Non so niente, è una bambina. A proposito, non ti andrebbe di rivederla? Certo, sarebbe solo attraverso un microscopio. Dopotutto, non poteva abbandonare un campione così prezioso. Madonna. Abbiamo recuperato e analizzato pezzo per pezzo. Dai capelli alla pelle, fino agli organi e alle ossa più minuscole. Madonna. Devi andarne fiera. Il fan era bellissima persino a livello cellulare. Madonna. Povera Aerith. Questo è pazzo. Quello sguardo. Quanti ricordi. Chi chiama? Oh. È quasi ora della riunione. Tornerò presto. Non temere. Guarda, mi sa che sta meglio senza di te. Ecco. Impassibile, appena se ne va, butta tutto fuori, esatto, bravo. Benvenuti in 63° piano. Zoe Lux per i dipendenti Shinra. Che dovrò cercare uno vestito bene, ragazzi. Sembra che in molti facciano gli straordinari per occuparsi del settore 7. Chi è a causa del suo ma... È stato detto, dobbiamo trovare il collaboratore. Dobbiamo cercare uno vestito bene, ragazzi. Mi stanno tutti guardando. Uno vestito bene dobbiamo trovare. Per forza uno di questi qua, ragazzi. Allora, vediamo. Qui c'è uno scienziato. E lasciamo stare. Cazzo, è proprio usato l'Avalanche. Scusate. Sto cercando una persona, non posso comunicare, non posso interagire, e allora noi andiamo, giustamente può essere anche di qua, giusto? Sono tutti occupatissimi, sono in stato d'emergenza,
Madonna, quanti caffè si sono bevuti per stare svegli così sfigattati? Svegli così preoccupati, mi rassicuro un po'. Sì, senti l'umanità in tutte queste persone, ecco perché sei così tranquilla tu. No, non penso che tu ti possa rilassare tanto. C'hai un mitra al posto di un braccio, quindi se ti vedono si spaventano tutti. Qui non possiamo entrare, no, perché dobbiamo cercare il collaboratore, ragazzi. E qui, guarda, c'è uno che sta prendendo un caffè. Non possiamo parlarci. Scusi, Allora, siccome qui mi indica tutto il gioco, quindi sicuramente dobbiamo andare di... Devo andare, devo salire ancora. Vai, saliamo. Io ad arrivare al collaboratore. Vai, uno vestito elegante. Okay, forse qui ci siamo. Sala riunioni. Ok, signore, sto cercando un tizio. A guy, I'm looking for a guy. Parli in inglese, magari capisco. È già stato detto. E però dobbiamo trovare il collaboratore. No, qui c'è l'ascensore, no grazie. Andiamo di qua. Guarda, cavolacci, non mi vuoi dire che sei così pignolo con la scala mobile, dai. Posso io andare una volta sorpresa con le scale mobile a cucchiarmi? Forse qua. Ragazzi, dobbiamo interagire con qualcuno qui. Grazie, il bombo usato lava adesso. Raga, scusate se vi guardo che se vi passo questo traverso. E l'aria d'ore di bruciato è ancora intenso. Ma giriamo per 10 minuti cercando solamente il tizio. Passiamo di qua. Eh no, qui siamo ancora alla sala riunioni. Qui? No, tessera autorizzata. Ecco, la laboratorio dovrebbe darci la tessera autorizzata. Guardiamoci, ragazzi, che i laboratori stanno a proprio un piano sopra di noi. Operational facility. Siamo ancora di qua. Raga, c'è un problema. Ah, eccoci qua. Collaboratore, dove sei? Che figo! Proviamo a parlare con chi ci spia fiducia. La parola d'ordine è il sindaco e ci deve rispondere al massimo. Ok, se ci risponde al massimo, ragazzi, siamo a posto. Proviamo a parlare con tutti adesso. Buona serata. Cosa vi servo? Il sindaco. Indaco? Cos'è? Un gusto di gelato? Non ce l'ho. Okay, non è lei. Qualcuno vestito bene. Allora, vediamo. Scusa. Come al solito la mia potenza si fa sentire anche nel prendere per sbaglio a sbattere contro le sedie. Forse questo qui lascia in pace. Il sindaco? No. No, non hanno ancora dominato gli incendi? Dominato gli incendi mi sembra un po' strano. No, a quanto pare no, signore. Forse è questo qua il telefono. No, credo che stavo qui per un bel pezzo. Il sindaco? Non vedi che sono al telefono, effettivamente. Forse è questo qua che sta mangiando. Siete dell'esercito? Grazie, anche per voi con i ricercati. Li avete trovati? Il sindaco? Fa dire. Il sindaco?
C'entra qualcosa? No, niente. Guardo tutte le persone che mi... No, questa ragazza, tipo, adesso stare. Mi stanno parlando. Oggi abbiamo in studio il direttore del Dipartimento di Ordine Pubblico Cinna, quindi signore Dagger, benvenuto! Vuoi esprimere il più profondo sdegno per questo attentato vile e disumano? Senti chi parla! La Cinna non si dovrà mai di fronte a nessun tipo di atto terroristico, ma mi impegno pubblicamente a catturare i responsabili e a assicurare loro la fine che meritano. Avete capito? Maledetti vigliacchi dell'Avalanche! Preparatevi! Non avete scampo! Correte quanto volete, la Cina sta arrivando! Ah! Posso parlare qui? Scusate, signori! Sto cercando qualcuno! Troverò, raga, forse di qua! Dov'è? Simulatore, per stessi combattaglie virtuali. Raga, forse qui possiamo affrontare gli esperi che non avevamo fatto concedere, raga. Forse qui. E poi forse è lui il tizio, perché c'è appunto scavato sopra. Cosa ci fate qui? Cosa volete? Il sindaco è il massimo. So già tutto. Volete andare di sopra, no? Sì, esatto. Per andare a darvi la testa voglio mettervi alla prova. Cosa da fare? Se vi prendono, finiamo tutti nei guai fino al collo. Esatto. Non vi chiedo molto. Sfidate il simulatore. Attenti però, non sarà facile. Se vi c'è la testa vostra. Mi va benissimo! Vai simulatore! Simulatore, oh quanto mi mancava il simulatore, oh forse possiamo, ragazzi forse qui si possono affrontare gli esper. Al momento adesso ci metto una simulazione che sicuramente è del, sì, qui ragazzi è proprio tipo, questo è il menu tipo l'arena di Don Corneo nel mercato murato, quindi sì, forse qui possiamo affrontare anche gli esper che non abbiamo potuto affrontare con il simulatore realtà virtuale di portate di cerchi. Sfida al potere per te, sfida multipla con divieto di utilizzare oggetti ovviamente riservati tra i partecipanti contro gli elementi scelti da funzionare scindere che collabora con il sindaco Domino. Un solo round, ok, partecipanti ovviamente standard, tipo di combattimento, zero kill, ok, non mi costa niente. Ah, questi? Ah, non sarà l'unico problema a farli fuori. Questa è stata la musichetta dell'Anonymous di sottofondo, boss che abbiamo battuto nel capitolo 13. Vai, questi tritonatori qui saranno la pezzecola da far fuori. Vai, 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 vai. Ah! Questo mi ricordo che ragazzi questo simulatore qui veniva utilizzato dai, viene utilizzato dai soldier per allenarsi il combattimento. E ho intanto per combattersi tra di loro quando volevano tenersi in allenamento in forma, per appunto. Vai Barret, full goga! No, appena faccio fare uno, l'altro bicchiere d'acqua fa fuori. Vai! Allora, vuoi morire sì o no? Uno, due, tre. Ok, uno è andato. Livello 34. Vai, attenzione!
li ha usati un po' tutti. Ho usato un po' tutti, ragazzi, avevo vedi già tutti. No, ho buttato un attacco con la baratti di... In teoria adesso mi sono... In teoria adesso mi sono accelerata la vaga a TV, in teoria. Pam! A posto! Abbiamo vinto la difficoltà 3 stelle questa. A posto! Signore, adesso ci dia la tessera per andare di sopra! Minchia, che silenzio! Ah, adesso passo il simbolino lì delle sfide, per appunto. Ce la posso fare, raga. Che ce la facciamo fatta! Oh, è uscita dalla porta. Bene. Oh, so che siete all'altezza. Con questa avrete l'accesso al 64° piano. Potete anche salire con l'ascensore, fantastico. Per curiosità, cosa avete in mente di fare? Dobbiamo aiutare un'amica. È prigioniera nel laboratorio. Quello di Ojo? Non sa facile entrarci. L'ingresso è riservato al personale autorizzato. Non solo personale autorizzato. Board meeting is scheduled to start soon. It's being held in the main conference room. President Shinra, Professor Hojo, and the other directors will be in attendance. Think they like surprises? Già fa un salutino? Se prendiamo lo stagio presidente sarà tutto più facile, no? Vi arresterebbero in un secondo. Dobbiamo scoprire cosa vogliono fare. Se volete spiare la riunione... Innanzitutto cercate il bagno degli uomini, ma perché? I condotti di azione del bagno sono collegati alla sala riunioni. Sono state aggiunte nuove sfide al simulatore di combattimento. Superarle per ottenere i compensi speciali. Il simulatore non supporta il ricorso a furto né l'uso di oggetti durante le sfide, ma ogni incontro viene concesso un modesto recupero di PVPM. Va bene. Vediamo un po' le sfide che ci propone il simulatore Shinra qua. Ti aspettavo che la... Ah sì, Celli, ovviamente Celli, perché lui lavora per la Shinra. Ti hai scordato che sono ricercatore del dipartimento scientifico Shinra? Sì, quasi. So già tutto. Mi sono infiltrato nella rete dei serbati dirigenti. Cercherò di aiutarvi come posso. Sto rilevando un incremento di fiducia... Ma reagì in fretta per non destare i sospetti. Missioni VR, vediamo se hai dei nuovi missioni per... Non c'hai niente, Celli, come al solito. Ma che scatole, mi sta antipatica sta roba. Sanguisuga, istituisci PV quando si infliggono danni con la materia associata. Dentro il glaciale benefica girante evasiva, capito. La prendo. La prendo. Qualcuno, la darò a qualcuno. Avvisami quando hai completato il fascicolo. Niente, qui come al solito. Forse la cazzo allora le missioni secondarie inevitabilmente magari si fanno a fine gioco. Ah, ok, allora diamo un'occhiata qui alle materie. Perché ho capito allora che... Ah, credo di aver capito quindi come si fanno queste materie qui. Un immunizzante. Tipo qua, vedete che c'è energetica all'ardente. Tipo, c'è il collegamento. Quindi se tipo io metto qui a posto dell'energetica la sanguisuga... Aspettate, la sanguisuga che ho appena preso, ecco fatte, qui metto la, poi metto l'energetica qui da qualche parte, ma no dai, quella di caricante la leviamo, quindi tuba TV effettivamente ce l'ha soltanto, energetica, eccola qua, perfetto, adesso, ecco, vedi che ha cambiato qualcosa? Adesso qui il collegamento si è illuminato, perché qui, quindi adesso quando uso la magia Ignis recupero punti vita. Assorbimento PV 20% di danno inflitto, quindi tipo se faccio 1000 mi ridà 250 punti vita. Ok, anche qui a Bart dove adesso c'è qualche collegamento, anche a Tifa sarebbe utile. Vediamo, quella protettiva non la uso mai, mettiamo in un'altra. Effetto multibersaglio per la materia associata galvanica. Qui sarebbe da mettere materia che permette di usare magica con la reazione.
Questa qui sarebbe da mettere, cambia alloggiamento, la mettiamo qui. E qua mettiamo l'estensiva, ecco, che dà più vita per te, effetto multi-bersaglio per me adesso, cioè, quindi tipo uso, allora qui ho associato l'energia, quindi quando uso energia, qui dà, fa energia a tutti. Anche Tiffa adesso qui, questa roba, ovviamente ho scoperto un po' 100 anni, anche qui l'energetica, vediamo quali altre ho ancora qui, sono le blu, quindi le materie queste qui speciali. No, questa qui non ha misura del collegamento, immunizzante, forse due, tre, no, questa qui è a posto. No, che erano solo quelli e due che avevo. Quasi quasi, però qui che materia ho? Glaciale, energetica, elementale, ecco. Questa qui è la materia associata, la mettiamo qui che abbiamo alloggiamento. Ecco fatto, abbiamo scambiato. Adesso tutti c'hanno i cerchietti che si illuminano, tranne Aerith qua che potremmo sistemare anche lei, votiva, galvanica. Ma penso aver finito le materie associate ad altre materie, quindi lasciamo stare. Piuttosto vediamo una. Vediamo una. Vediamo una. Aspetta, magia. Vediamo una occulta, dai. Ok, perfetto. Ok, quindi ragazzi, il video di oggi è che si possono concludere qui con questi ultimi ritocchi. Abbiamo raggiunto i 32 minuti, fra 10 secondi arriviamo a 32 minuti di episodio, ragazzi. Abbiamo fatto tanta roba, questi per me tre, per voi sì, per anche voi perché sono 3 episodi, perché comunque sia sotto la descrizione vi trovate la data di registrazione. E quindi questo qui è stato il mio terzo video di giornata, per voi è stato il secondo, che avete visto come di consueto. La prossima volta spiegheremo la riunione del Shinra dal bagno degli uomini, perché queste cose. Poi andiamo a salvare Aerith e poi facciamo quello che viene dopo. Non so cosa viene dopo, e sicuramente scapperemo via, ma dopo quello che viene dopo non si sa. Quindi ragazzi, se volete sapere cosa sono piaciuti, ricordatevi di iscrivervi a questo video, ragazzi, che il video qui vi salvo per l'ennesima volta, perché sì, e noi ci vediamo alla prossima.